tara la ta ta ta. Tara ta ta. Vai, vai. Bene. Allora, benissimo. Come si può fare la tombola televisiva? Dovevo dire che siccome questa tombola è sponsorizzata dal Cacao Meravigliao, si chiama il gioco del tombolao. Il tombolao. Vado a leggere nel regolamento. Vado a sfogliare. Oh. E qua così, va bene così lento. Io faccio finta di sfogliare. E qua già pronto, io faccio finta di sfogliare. Sì, vado a cercarlo. Per vedere che il regolamento è. Ti, schiaffo del soldato, l'abbiamo fatto. Eccolo qua. Tombolao. Potevamo fare il poker? No. Potevamo fare il bagarak? No. Potevamo fare la dama? No. Potevamo fare l'asino piglia tutto? No. Abbiamo fatto il tombolao. Bravo! Oh. Questo gioco fa vincere questa sera 3 miliardi di lire! 3 miliardi! Con questo gioco si vincono 3 miliardi. Mamma mia, ecco. È un gioco proprio straordinario, speciale. Che non sono bruscolini e nemmeno noccioline. Vabbè. 3 miliardi. Allora, questi sono i numeri della tombola. Sono 90. Sì. Ed esattamente sono l'1, il 2, no, grazie. Il 3, vabbè. Il 4, vabbè. Il 5, fermiamoci. Il 6. Il notaio conferma che arrivano fino al 90? Confermo. Etici. Fino allora. Al 90. Eccolo qua. Sì. Faceteci un primo piano, faceteci una fotografia. Ecco. Eccolo qua. A casa, voi tutti avrete una casa. Questa, posso saltare sta cosa? Tutti hanno la casa. Alla casa. Prendete carta, penna e calamaio e scrivete 5 numeri a casa, a caso, 5 numeri a casa, a caso, giusto? Poi noi, voi scrivete 5 numeri, poi noi estraiamo 5 numeri. Se sono uguali a quelli che avete scritto voi, vincete 3 miliardi. Vi piace questo gioco? Sì. Noi sarebbe la cinquina più che la tombola. Sì, sì. Si vince con la cinquina noi. Cinque numeri. E perché si vince con la cinquina? Da noi. Come? Perché siamo più? Di più. No, più buoni. Più buoni. Non c'è bisogno di fare la cinque tombola. Cinque numeri. Si vince con la cinquina. Naturalmente voi li dovete scrivere prima. Non. Voi li scrivete adesso, li scrivete, perché sennò diventa facile, no? Certo. Noi ci fidiamo. Noi ci fidiamo. Il cacao meravigliavo. Si fida. Tant'è vero che diamo tempo, vi mettiamo anche uno stacchettino delle ragazze coccodè, in modo che voi scrivete subito. Allora, diamo il tempo. Non fate come al solito, fate italiano che andate... Scrivete subito. Vi diamo un minutino di tempo per scrivere, poi suona il gong. Quando suona il gong, voi a casa vostra, anzi, se avete un gong a casa, ve lo autosuonate. Poi a casa vi scrivete questi 5 numeri, scriveteli adesso, poi noi estraiamo i 5 numeri. Spieghi anche perché, se no, non vi divertite. Se voi scrivete i 5 numeri dopo che sono usciti, voi vincete i 3 miliardi, ma non vi siete divertiti. Il bello è lì. Che cosa è meglio? Se uno vuole vincere 3 miliardi, tanto vale che si compra il biglietto della lotteria. Oppure va a lavorare. Lavora molto, tantissimo, ce ne vuole, però se li fa. Allora, noi ci fidiamo, è un'autocartella, lo sponsor si fida, è PS. Aspetti un po' che mettiamo lo stacco prima qui. No, ma guarda che questi PS non sono entrati. Ma sono più buoni. Perché sono più buoni. Erano buoni. Attenzione volante 2, portarsi immediatamente in via Nomentana perché il corteo del presepe vivente si è bloccato a causa del toro. Il corteo del presepe vivente si è bloccato all'altezza di via Nomentana e non riesce a raggiungere piazza San Pietro. C'era un presepe vivente che stava facendo partire da via Nomentana?
Chi è, la centrale? Sì, sempre la centrale, perché ah, ormai se io spiego che sono arbore, lei non mi crede più. Allora, com'è la storia, agenti? Pronto, qui Frangipane, ricevuto tua notizia. Senti, volevo dire con l'occasione che ai sensi dell'articolo 13 si è intervenuto la polizia stradale per dire che le strisce pedonali, quelle bianche, sono in numero dispari anziché pari, come è prescritto dal regolamento. E quindi i pedoni non sanno con che piede attraversare la strada. Chiudo. Come? Non sanno con che piede perché sono in numero dispari? Ma chi è che parla? Scusa, no. Frontone, chi è che si sono trova? Sono la gente... È la centrale, Frangipane, stai tranquillo che stavolta non è uno scherzo. Deputato! Ti volevo anche dire che Facciloco pare che abbia ritrovato i miei guanti similpelle color cacchi, se per Natale me li vuole ridare... Facilongo? Senti, a proposito dei guanti, qui abbiamo in caserma abbiamo fatto una colletta così non ci rompi più le scatole. Ma quelli erano guanti speciali, con una macchia di classe all'altezza della lunare, ci ho fatto il 68 con quello, capito? E sono ricordi miei d'invasia. Come di... Non possiamo parlare. Decidiamo, parlate voi o parliamo noi. Noi stiamo andando in onda. Siete collegati con la tombola! Siete collegati con la tombola! C'è stato un lungo disturbo. Bene. Vabbè, prendiamo questa pausa con le coccodelle. Diamo un minuto di tempo a casa. Voi. La trasmissione la fate voi. Ricordate, segnatevi questi 5 numeri a caso, ognuno di voi. Cercate, raccomando di essere onesti. In ogni casa una sola cartella. Scrivete 5 numeri, poi noi le estraiamo. Se corrispondono, vincerete 5 miliardi.